Buongiorno e benvenuti in questo secondo incontro nel nostro laboratorio che si occupa di lavorazione, come abbiamo spiegato l'altra volta, di un materiale da riciclo, copertoni e camere d'aria di biciclette e carrozzelle vecchie, strausati, straconsumati e poi recuperati per affrontare delle realizzazioni di opere d'arte. Stamattina, buongiorno Paolo, tutto a posto? Spieghiamo quello che facciamo stamattina. Stamattina presenteremo proprio dal vivo, con questa dimostrazione, come si realizza, mentre l'altra volta abbiamo parlato del materiale, adesso ci addentreremo meglio nella tecnica per quanto riguarda la realizzazione delle opere. Stamattina appunto affronteremo i passaggi tecnici e le fasi di come si realizza un bassorilievo in gomma nera o policroma, oppure tutte e due insieme. Allora, siccome noi partiamo sempre dall'idea che è tutto riciclo, anche le basi vengono recuperate, vedete, questo è un cartello pubblicitario buttato via. E non compriamo niente perché anche le ossature, gli scheletri, le basi preparatorie sono materiale da riciclo. E si decide per lo spazio dove operare. Adesso questa è dimostrativa, quindi è una cosa molto piccola. E si progetta un qualsiasi disegno, un qualsiasi lavoro da realizzare poi a bassorilievo. Noi facciamo adesso una semplice silhouette di figura femminile, facciamo così, vedi? Una semplice silhouette potrebbe essere poi una figura mistica, religiosa, eccetera, eccetera. Ecco qua. E successivamente su questa silhouette si comincia a procedere per chiaramente la raspatura, perché se noi non raspiamo le basi, i piani, quando andiamo a incollare col mastice non si blocca il materiale, quindi una semplice raspatura molto superficiale da non cancellare la traccia che abbiamo adoperato, ecco qua. Chiaramente è tutto sintetizzato perché ci vorrebbero veramente delle ore, delle giornate, delle settimane, ma noi facciamo per grandi linee. Una volta fatta la raspatura, si procede alla cosiddetta riempitura e tracciatura dell'opera. Va bene. Adesso riprendiamo dalla fase di raspatura per procedere poi nelle successive, come vi abbiamo lasciato. Una volta raspato il piano, naturalmente si deve anche raspare la gomma, e all'inizio si usa la camera d'aria, non il copertone, perché la camera d'aria ci servirà per fare delle tracce. E una volta raspata pure lei, perché tutte le camere d'aria o i copertoni devono essere raspati, se no il mastice non aderisce come si deve. Adesso facciamo sempre una cosa molto sintetica. Si fanno dei filetti molto arzigogolati, non diritti, perché
Come vedete la figura ha tutte le curvature, è una cosa anatomica, non è una cosa squadrata geometrica. Ma poi se si affrontano delle cose geometriche molto grafiche, naturalmente si procederà in un altro modo. In ogni caso adesso noi affrontiamo una figura umana riprodotta. Si fanno delle filettature di questo tipo, vedi? Come dei vermiciattoli, ma anche così alla rinfusa, senza stare lì a rompersi il capo, perché naturalmente poi dopo questo serve come traccia per non avere. Ecco qua, si fanno queste cose così. E sono idee dettate anche dall'esperienza, perché all'inizio non hai una grande padronanza della tecnica e della disciplina. E poi si procede col mastice, vedete? Si seguono le linee guida che abbiamo marcato prima con un pennarello indelebile o un altro tipo di pennarello, e si fanno queste cose qui, si mette del mastice sulle linee guida. Pensiamo di essere più chiari possibili. Naturalmente si deve mettere anche il mastice sulla gomma, sulla camera d'aria. Si deve immasticare in questo modo perché i due strati poi asciugandosi poi dopo si incollano, ma se si mette solo su un lato non abbiamo una buona adesione. Ecco qua. L'altro sta qua. Ecco una volta immasticato questi due lati, ne prepariamo anche un altro pezzettino per riserva. Vedi, mastice normale che usano i casolai, vedi? Non c'è niente di eccezionale, quindi le fasi, diciamo, preparatorie si basano su una tecnica di artigianato, giusto Paolo? Esclusivamente di artigianato, come se stessimo aggiustando un paio di scarpe o una borsa, quindi è anche accessibile a un potenziale, diciamo, pubblico inesperto. Una volta fatto questo, abbiamo già i filetti guida in gomma, li applichiamo come ben vedete, sulla parte realizzativa della traccia con la penna. Ecco qua, si possono mettere così. Anche se c'è un arbitrario, diciamo, movimento che sfasa e trasborda dalle linee guida, non è importante perché la cosa è solo indicativa. Per fare una cosa perfetta ci vuole molto molto tempo, però noi seguiamo le fasi nella sua. Naturalmente più si asciuga questo lavoro, più è importante la sua adesione. Vediamo un po', così partiamo pure da qua. Se c'è una curvatura un pochino particolare si taglia e poi si procede nell'altra direzione, giustamente, perché sennò la gomma non ha. Qua. Ecco qua, qui si taglia e si procede così. Giustamente
L'operatore ha spento anche la stufetta per non farci sentire il rumore. Buona idea. Che si sovrappone alla spiegazione. Se c'è qualche gomma che fa un po' di capricci, noi provvediamo ancora col mastice. Ma poi nell'asciugatura si riesce a fermarla. Più si asciuga e meglio è. Naturalmente i sottosquadri e le curvature devono essere fatte un po' a parte, se no importanti queste fasi perché sono determinanti poi per la realizzazione. Ripeto, la cosa importante è più fai asciugare e più c'è adesione. Più si raspa bene, più c'è adesione, perché poi deve essere una guida. Questo è solo una. Ecco qua. Ecco qua. Cerchiamo di. Va bene. A dopo allora. Facciamo le varie fasi. Allora riprendiamo con un'altra fase successiva molto importante. Una volta fatta la tracciatura con questi filetti di camera d'aria, si procede alla riempitura delle parti anatomiche del soggetto, in questo caso questa figura femminile. Naturalmente, come abbiamo fatto con la camera d'aria, anche il copertone deve essere raspato. Vedi, se no il mastice va. La cazza vetrata dove la pigliamo? Giustamente Paolo ha fatto una riflessione stupenda. Anche la carta vetrata viene riciclata. Noi dobbiamo dire a 360 gradi che questo lavoro è completamente riciclo. La carta vetrata viene recuperata dagli artigiani della zona, del nostro territorio, che gli scarti dei residui della carta vetrata che buttano, noi li andiamo a recuperare e li usiamo poi nel laboratorio. Come anche questa attrezzatura un po' particolare, vedi, questa è una grattugia per usi domestici, però noi la usiamo per raspare la gomma, perché in certi punti la raspa non riesce ad entrare. Quindi sono procedure molto molto particolari che vengono poi inventate da noi stessi. Giustamente Paolo faceva questa riflessione. Allora, una volta scartavetrato anche la parte della camera d'aria e il copertone, si procede alla riempitura, cioè noi dobbiamo fare adesso una sorta di sempre di lineamenti per quanto riguarda la figura, affinché si crea una riempitura, perché il copertone è più doppio della camera d'aria, quindi ci dà la possibilità di avere poi la profondità, perché questa tecnica è un misto di intarsio, mosaico e bassorilievo, sono tre discipline in una e non diventa molto molto difficile
gestire poi tutte e tre cose. La riempitura va fatta con, abbiamo detto, con la copertone, che è più doppio, e a seconda delle parti che dobbiamo riempire, noi mettiamo sempre il mastice, come al solito, sulla parte, diciamo, da trattare, ecco qua, e il mastice sulla parte raspata del copertone. Facciamo così e poi cominciamo a riempire in questo modo. Vedi? Naturalmente dobbiamo seguire le linee guida, se no è un casino, non ci viene sfasato tutto. Allora seguiamo le linee guida, sempre con le forbici. Vedi? E applichiamo questi strati uno alla volta, a pezzi, perché purtroppo l'anatomia deve essere seguita. Questo qua, se non sono giusto apposti e ben incastrati, si devono tagliare mano a mano. Questa è la fase di riempitura della cosa, della nostra figura. Naturalmente c'è anche un altro particolare da aggiungere, che si deve usare, a parte il mastice per incollare, dei chiodini che bloccano in maniera più forte il materiale sul piano. Chiodini che vengono applicati in questo modo, con una semplice pinza. Vedete, si mettono dei chiodini in questo modo. Uno. Questo è troppo doppio. Vediamo questo. Perché il chiodino ti dà la saldatura assoluta, il mastice da solo non funzionerebbe. Vedi? Poi si gira il piano, naturalmente, e si rimboccano i chiodini su se stessi, se no uno rischia di ferirsi, eccetera, eccetera. Si rimbocca e si crea una saldatura notevole. Poi su questi strati, i primi strati di riempitura, si raspa nuovamente la parte esterna del copertone, vedi? E si procede poi con le rifiniture, cioè una volta fatto questa volumetria della figura umana che stiamo trattando, questa figura femminile, si procede alle rifiniture, cioè tutti i particolari minimi di un viso, di un copricapo, di un vestito, a secondo il tipo di opera che noi stiamo realizzando. Quindi, sintetizzando la nostra conversazione, come ben sapete, il lavoro è molto molto laborioso, molto lungo, molto necessita di questi passaggi e di queste continue, diciamo, trasformazioni fino a realizzare poi il bassorilievo vero e proprio, perché noi possiamo fare anche un bassorilievo più meno profondo o più profondo, tipo un alto rilievo o un bassorilievo non tanto marcato in profondità, ma comunque i passaggi sono obbligatori. Quindi ci vediamo poi in una prossima occasione per spiegare altre tecniche per realizzare altri lavori. Grazie.